Della lotteria benefica a favore dei terremotati delle Marche, ma intanto vediamo, tra sei giorni c'è un evento, credo ci sia una partita fra sei giorni che si gioca in una città vicina, insomma qua, insomma, non voglio dire la città, comunque insomma, c'è un derby che ci attende. Allora, il centro di coordinamento, Angelo Manfredini e il suo consigliere ha pensato di fare un piccolo anticipo di quello che sarà l'attesissimo derby che torna dopo 20 anni sul campo, giocato sul campo, con il derby della risata, delle barzellette. Un derby tra barzellette parmigiane e barzellette reggiane, ovviamente, con due protagonisti che racconteranno e proprio tra poco si stanno preparando qui a fianco a me, e credo insomma ci scapperanno anche delle risate, perché è capitato di averli visti in qualche occasione, credo insomma sarà un'occasione di divertimento. E solo per quanto riguarda il dialetto parmigiano, le barzellette parmigiane, Roberto Dinelli, e invece per le barzellette reggiane, per la parte d'Oltrenza, Winner Collura. Ci stanno preparando, sono quasi pronti, siete pronti ragazzi? Posso lasciarvi spazio e microfono? Allora, risate con Roberto Dinelli e Willer Collura, derby parmigiano reggiano delle barzellette. Buonasera. Allora, intanto importantissimo l'audio. Ci sentite? L'importante è la fascia in tempo, eh? Ecco, cominciamo malissimo. Allora, prima di tutto, subito, immediatamente, ringraziamenti. Ringraziamenti a Angelo, a Manfredini, se mi tocchi mi ecciti. Ecco, e soprattutto un altro Angelo, che è vicino al mio cuore, è la Gianna Vincenzi, a cui vi chiedo un applauso. Grazie ragazzi! Se siamo qua stasera, grazie! Ma te ne porta Gianna? Bene, allora, prima di tutto, il nostro ospite è andato in bomba perché... Guarda, ascolta un bene, scusate, lo sai che... Allora, io sono reggiano, diversamente settentrionale, perché sono un mestarone, eh? Allora, io che capisci che è un po' ginta del sì, ecco, un po' del lui là. È un perfezionista, per cui ogni tanto fai un salto di là e fai vedere anche di là. No, perché è doveroso, scusate, vedete, però... Vedete che è mezza testa, quadrata, e l'altra parte è... Perché qui dobbiamo passare da una parte all'altra. Allora, prima di tutto io mi assumo totalmente la responsabilità di questa cosa, perché io ho commesso il gravissimo errore di aderire a un progetto della comunità europea che diceva, sotto finanziamento, perché come si dice, se non hai niente per niente, aiuta un ragazzo ad inserirsi in città. Io ho capito. No, è andata così. Allora, io ho preso al DUC questa scheda, ho detto io sono favorevole a aderire, vorrei aiutare un ragazzo a inserirsi, mi ha detto ti capiterà un certo Collura. Al cognome l'ha data Roma? Collura, classico cognome calabrese meridionale, ho detto benissimo, infatti si è presentato con un BMW bassissimo. Macchina bassa, musica alta. No, musica alta, macchina bassa, diventa rocca bassa. Ecco, quello sono me. Ecco. Peccato che quando è sceso dalla macchina, gli ho detto piacere a Roberto Dinelli, lui ha detto, ciao, Don Bain. Don Bain si sa, eh? Cioè, lì mi è gelato il sangue che, come si dice a Parma, meridionale sì, ma reggiano no. No, fermato. Allora, ascolta un bene, perché ci vorrebbe un'ampollina dell'olio, e intanto chiediamo supporto e scusa ai calciatori che avranno bisogno di una traduzione simultanea per i nostri dialetti, ma il problema è che quello reggiano, voi dovete capire che se noi abbiamo i tortle, abbiamo i capletti, hanno le loro i tortle, la mateina, a spiegione, ci vuole un'ampollina dell'olio nelle ganasce. Allora, adesso... Si sente l'audio? Boh, accendo un mail. Allora, adesso vi spiego io come è andata la cosa. Allora, io sono... Allora, già l'avete capito, mezzo giorno l'ho detto tre volte. Poi mi sono accoppiato a Parma, perché non sono di Parma, sono io star a Parma. Sì, perché chi non fa niente. Ma non riesco a tacere di questa cosa. Allora, quando sono io star a Parma, allora, ribadisco, chi mi conosce lo sa. Mi caccio a Nisso zero. È vero? Quest'anno, senza volere, qualche d'uno, come dite voi, di là dell'acqua, ma coinvolto con
queste cose qua per la Reggiana, chi era? Assolvente più importante me che Mourinho, eh? Scusami. Allora, tu sono da tre volte a stadio e tre. Che sono, la prima volta sono da Mirabello le sorelle. Sì. A me le sei amico. Oh! Allora, fa, lei il Giglio, che poi il Giglio è linea nostra. No, no, siete ospiti, voi siete ospiti. Te, non filmate che vi denuncio. Allora, quando sono de, a stadio, mi hanno invitato. Al Mabei Stadium del Sassuolo. Mi hanno invitato. Hai chiesto permesso quando sei entrato? Quando sono da stadio mi faccio la testa, al manco mi ha detto tifoso, non sa. Sì, che la testa la testa, ragazzi. Allora, sono visto che appena, perché era un coso. Allora ho detto, mi hanno invitato, sono ospite, metto in fila, capelli un cancro, sospettore, messo in fila, con cui dal Forlirano no, sono in giore, ma io invece ero della tribuna, non lo sapevo che. Allora, però anche non mi capì. Qui, senza fare di nomi, non sta bene. Quei bandelli, i gran con cui della testa quadra. Ma ti fanno la stessa squadra, non mi capì me. Perché voi siete così. Siete diversamente intelligenti. Comunque ho imparato un po' di calcio questi giorni. Sì, sì, ah sì? Sì. Allora, signor Colluca, ci dica, cos'è il fuorigioco? Il fuorigioco è l'uomo che suba fuori lo stadio. Non no? C'è speranza. E lo, l'offside? L'era la discoteca che era a Sant'Ilera. No, aspetta, cos'era? Cioè, è la stessa cosa! Fuorigioco offside è la stessa cosa, ma le T e la radice quadrata. Hanno inventato la radice quadrata, lo sai? L'hanno inventata invece. Beh, comunque, io sono venuto a abitare a Parma e ho cominciato a lavorare a Parma. Allora da sempre poi che gli avevo detto, beh, Arsenas, mi diceva, beh, questa lista ben fatta. Beh, Arsenas, con la Reggiana, che era un minuto al Figurini, quando ferma la Serie A. Dopo voi ti fate i derby con l'Entigione, che è l'Entigione che gli ha i cimiteri. Adesso ci ritroviamo dopo 20 anni allo stadio, ed è una cosa meravigliosa, eh? Sì, 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 sì. Perché il derby del mio fretta, torta fretta, gli hanno la Sarabiga. C'è una sponsor, allora, scusa, il Sensors, chiamavano il Sarabiga, la volta ma questa faccia c'è la Sarabiga. Ma resta una Sarabiga, vuoi te la smissi insomma, vuoi te l'hai fatta tua zia perché era Sensors. Il gnoc fretta, la beh, torta fretta, che vale adesso il gnoc fretta? Cioè, sgranfioi con le sommiche sono fritte. Beh, no, perché dentro il furo, che è la maglietta lei? No, no, aspetta, no, io me la tolgo, non ho nessuna vergogna a togliermi, ma io... Jessica! C'è un colore anomalo sotto la tua maglietta bianca, Will. No! Vieni di qua un attimo che ti faccio salutare, ho degli amici là in fondo, vieni. No, ci vanno a parenti! Vieni un attimo. Mamma mia. Dunque, l'ultima volta che abbiamo fatto un lavoro a Angelo e tirare il terremoto. Con tutto il rispetto per il terremoto, abbiamo portato questo elemento ai Toscanini e tirare il terremoto. Vieni qua un attimo. Vieni. Allora mettere la scusate, avrei un amico per modo di dire, perché sono un signor. Vieni un attimo, che. Allora. Ragazzi, ma vuol tutto, però. Volete salutare questo elemento per fondo, scusate. Sì, è una squadra leggera la Reggiana, infatti il Vundosgram. No, noi tra adesso andiamo forte, eh? Cioè, l'ultimo dirigente che ha parlato ha detto la Sena Parfait. No, c'è anche il gol del Forlì. Noi è tra la gamba americana che dice Dai Canton con le yonche, no, con le patatine, come si chiama? Vabbè. Però è così. Te c'hai gli occhi azzurri, te vecchio, sei numero uno. Mi dicono quegli occhi azzurri perché ho il mare nel cervello. Mi dicono gli occhi marroni. Tu che hai gli occhi marroni? E con la tua cola. Ho il ginocchio. Comunque ragazzi, andiamo con delle barzellette che è doloroso. Comunque, intanto buon Natale, buon derby a tutti. Sì, io dico davvero che è ora di smetterla con questi dualismi, è vero, è smetterla, bisogna essere sportivi, basta con queste dualità. Il 25 aprile! Che bastardo, non bastardo, io non bastardo, ha vinto ogni tanto. No, basta. Ogni tanto facciamo la mattina. Dobbiamo essere cugini, giovane. Allora, io vi parlo da Reggio, Reggio città, perché di calcio non ne so proprio niente.
Però a noi tra lei ci ha sempre detto che i parmigiani, è vero, i parmigiani sono, non vi offendete perché è il nostro pensiero, i parmigiani sono nobili dal cuore contadino, noi siamo dei contadini dal cuore nobile, quindi per cui la fusione diventa tale. Cioè, quando Nuether i gireva con una panda, a Perlo che era bello il Range Rover, cioè a più avanti con Nuether. No, siamo legati indissolubilmente, basta dire cosa dici, Nuether chiama Codì, luogo Sadit, e tu lo dici diventa cosa. È come il parmigiano reggiano. È più bella l'ospedale. Allora, per una bomba di qui, a me mi lavorerebbe per il primo giorno di lavoro. A me piace fare i lavori strani dove c'è la strada qua. Beh, no, ma tizio in bel magna, ho avuto un bel me, non sono soddisfatto. Perché a Parma è diverso. È diverso. Dai, Willy, ecco. Piantacene una. Allora, me ne piatto una. Allora, c'è un ragazzo di colore. Ecco. No, perché prima mi ha detto, ma impareranno a raccontare sui ragazzi di colore, ma non è né razzista né offensiva. L'avevo detta giusta! Vai! Al mondo di la verità! Allora, c'è questo ragazzo di colore che è la capasseggia in Emilia, abbiamo intercato un documento in terra, una carta d'identità. Allora che lui la tosse sta mettendo in sacca, fa 600 metri, lo fermano i carabinieri, dice, documento, chi non ha il documento appena a te? Maresciallo Alvira, guarda! Leonardo DiCaprio, occhi azzurri, cappello biondo, facciamo il suo collega e dice, collega, scusa che, Monti Titanic la fondava la Bruxelles, questo guarda che spiritoso, non è che ragazzi, questo è bellissimo, cioè, voi ragazzi, allora, ci sono dei carabinieri qua? E se non lo raccontiamo a volte perché la capisce mia? No, se no la raccontiamo sui vigili. Esatto. No. I carabinieri io li amo, perché i carabinieri sono tremendi. Hai mai trovato un carabiniere che si chiama Ferretti o Iotti? O Tagliavini? No, sono tutti diversamente settentrionali. Eh? Adesso ti fa la paternale, ti fermo, bello! Favorisca, ma loro gestiscono. Allora, i diversamente settentrionali lui ti fermano. Uè bello! Favorisca badente di petto per piacere! Perché c'è un mouse qua, non lo so. Loro sono così, ragazzi. Quello è il joystick. No, loro in accento. Guarda, gli fanno paura, eh? Fanno paura. Loro sono belli. Comunque, voi sapete quante sono le barzellette sui carabinieri? Vola, tutto il resto è verità. E ti metta, eh? Vai Robby, sparaci di una tugata. Allora, andiamo in dialetto parmigiano, perché qua dobbiamo disintossicarci, eh. Allora, che putè che andai col triciclo in Clandite che sova, lì che andai col triciclo e s'appunta e sente un armone in la camera di sua sorella e smonta dal triciclo, guarda nel busto e scarta cera e che sua sorella nuda, come sua madre l'ha fatta davanti a spesso e fa voglio un uomo. Mia sorella con la cura dimagrante le pinte da deficiente del tutto. Monte si mentre ciclo, il giorno dopo passa ancora del senta un armone in tre campi con sorella e guarda a che sua sorella lì in combo. Al danno a sbarrare il triciclo, al come tra sua camera, al scherzo sono lungo. Voglio una bici nuova, voglio una bici nuova. Grazie, super Rob. Allora ragazzi, invece io farei una parentesi sui carabinieri, perché i carabinieri io li amo alla follia. E sono fantastici, allora anche loro sono un po' tutti del meridione, no? Allora io siccome sono un reggiano a mezzo terrone posso giocare su questo. Voi sapete perché i meridionali non giocano mai nascondino? Perché nessuno gli va a cercare. Guarda, questo è un dato di fatto, eh? Allora, c'è la concetta si alza la mattina, prova la fibra suo marito 37,2. La concetta la branca al telefono dice, pronto, dottore, buongiorno, mi dica. Vede che c'è un mio marito che c'è la febbre 37,2, che devo fare? Ci dia una bella aspirina da 100, lo mandi a letto vestito, lui stanotte fa una bella sudata che domani mattina è fresco come la roba. Il giorno dopo prova la febbre 42,6. La concetta la branca al telefono senza fermare il numero. Dice, pronto, dottore, buongiorno, la concetta sono, mi dica. Vedo che c'è mio marito che ce l'ha per 42,6, che devo fare? Due belle aspirine da 100, lo mandi a letto vestito con una bella giacca 20,
Lo stanotte fa una sudella che mattina le fresco una rosa. La concetta la mattina fa capire a suo marito, era freddo, morto in tal Branca al telefono, chiama il dottore e dice, pronto, dottore, buongiorno, la concetta, insomma, mi dica. Vede che mio marito è morto nel letto, fa becchi, te non è piuttosto che sudare sta se morire, eh? No, no, dai, no, dai, poi sì, sì. Beh, sul carabiniere sono quelle veloci, no? Quelle dei due carabinieri gli dice, sono preoccupato, perché domani devo fare l'esame delle feci. Mo' tranquillo, a Sassensè torna a cagare. Questo è bellissimo. Come questa signora, questa è bellissima. Oh, questo, io voglio dedicare alle donne, aspetta, non c'ho una scrana. Aia, così cambia. Dai, posso usare, come ti chiami? Gabriele, posso usare la tua scrana? Vai, vai, tranquillo. La mia è sempre scrana. Allora, signori, questo, allora, io amo le donne di tutte le età, e dal peritoma che a te io non ne scatto neanche una, eh? Noi sono un buon gustare. Allora, c'è questo signore che va per la prima volta dal meccanico della Pippo, come si chiama il ginecologo. Allora c'è il dottore seduto così, la donna incoricata con le gambe come il terzo cristallo del Mercedes classe A, ci siamo capiti, no? Allora, guarda signora, si rilassi perché essendo un muscolo, io devo visitare internamente. Lui si finì qua, a te ne mannacciata e comincia a lavorare. La che lavora, dice, no signora, mi faccio dei respiri profondi, si lascia andare un pochino, bravo. Passa due minuti, ci suona il telefono. Pronto? Sì, dimmi. Cinque minuti, sto visitando, sì. Sei all'autostrada? Sì. Allora gira a destra. Non la prima rotonda, neanche la seconda, la terza vai a sinistra. C'è il sottopasso lì? No, torna in tre. Sì, fermo il show. Adesso dimmi il New Jersey, torna in tre. Sì, rifà il sottopasso, vieni su. Ci sono due curve lì. Beh, vai pianino che ci ha messo il velo qui, rallenta un po'. Ci sono due curve, a te ti do sì, A sinistra c'è centro commerciale, c'è un ufficio lì. Sì, 10 minuti, perché c'è due ore. Beh, fermo, al centro commerciale che perché c'è anche il simantezza tu. Sì, 10 minuti lì, ciao. Chiedo scusa, sa signora. È il mio collega che deve venire a cena, la signora tira sulla testa alla guardia e dice fai mettere tu curvi e gli manca a me. Eh? Allora, un applauso a William Colluna. A lui e a Chinelli che con in casa. L'ospite scomodo. Vuoi rimetterti quella maglietta bianca per favore? Perché mi si sono bloccati. L'ospite cubico. Mi si sono bloccati i tappelli. Chi non ha capito adesso? No. Siamo indifferenti lì! Poi la proposito, avevamo la sede. Bellissima, questa è bellissima. Allora, fisicamente le donne cosa fanno? Dicono abbiamo e fa il marito. Dobbiamo tosare l'erba e il marito tosa. Dobbiamo tinteggiare e il marito tinteggia. Dobbiamo tagliare e portare in giardino e il marito taglia le piante. Allora la moglie sta giù e dice amore, quel ramo là, e lui con la motosega, questo muore, questo muore, insomma, chi lui, tacca il taglia, succede l'incidente, srac, aspaia col bagaglio, un disastro, intanto prima di tutto il matrimonio finisce, se non che, senza quel ragazzo, non sa come fare, ma lo consigliano di andare da un esperto in Russia, e in Russia gli propongono il trapianto della parte terminale della proboscide dell'elefante. Come la proboscide dell'elefante? L'unica cosa che possiamo fare, guardi, non ci sono casi di ricetto. Putos che niente, le mie putos, come si dice a Parma, e andiamo di proboscide. Peccato che questa proboscide non risponda. Passati mesi non risponda, gli si va a lamentare, dico, guardi, lei faccia la sua vita e non ci pensi. Questo conosce un'altra ragazza, se rifà una vita, come e una sera la porta al ristorante. Mentre sono al ristorante seduti che stanno scegliendo il menù, come possiamo fare noi stasera, ecco che mentre scelgono tra gli anolini e gli affettati, si sente un gran movimento giù da basso e zic, si apre la pipa, insieme a un'altra perma, e viene fuori questa proboscide. Che comincia a girare però al tavolo, la proboscide la tocca il PA, la tocca il bicer, la tocca la forsella, il cucer, quando la branca la mica palla, la proboscide la guarda in qua, la sparisce. La somorosa la spinta e dice, ma amore, ma è bellissima!
rivederla ancora. E non ha e ti spiace un picchi il pai del culo e ti sta pure basta. Vabbè Pepinelli, ragazzi, ci becchiamo un attimo. Allora, diamo spazio ai grandi tappi su premio. Poi avremo un ospite speciale, un piccolo grande attore. Un piccolo... A dopo, grazie.